Valigeria Ambrosetti. Ciao amiche, benvenute o bentornate sul mio canale YouTube. Io sono Ornella Ozzino, produco borse e conto terzi, borse per altri, e faccio recensioni di borse che mi piacciono, che mi suggerite, che trovo sul web, che trovo ovunque, per oppormi alla contraffazione. Non sono pagata dalle lobby delle borse originali e infatti questo video non è sponsorizzato. Ho comprato la borsa, me la spupazzerò, se vuoi te la presto, però insomma tutto rientra in questo fantastico mondo pazzesco di Ornella. Grazie mille per tutto, insomma, l'affetto, i suggerimenti, i commenti divertentissimi che leggo e che mi tengono tantissimo compagnia. Io spero di essere di compagnia in questi momenti che sono un po' particolari, e la borsa che analizziamo oggi, soprattutto questo brand, è la speranza per tante attività di poter trovare un mercato importante attraverso il web. Valigeria Ambrosetti è molto all'avanguardia, anche se nel 2020 compie 90 anni ed è un negozio fisico, anche se vende tantissimo online, poi, ma te ne parlo di tutto e anche di più dopo la sigla. C'è una gamba bianca che è un qualcosa che neanche la, diciamo, pensa autoabbronzante e vitamine possono correggere. Compra sempre borse originali, e stavolta non ho cominciato né con quindi né con niente, insomma, compra sempre borse originali, è il mio motto, e per originale intendo borse vendute attraverso il mercato legale, prodotte attraverso il mercato legale. Più legale di Valigeria Ambrosetti io non l'ho trovato, ed è un brand, cioè è un negozio fisico, partiamo da questo, quindi ha una storia particolare proprio perché è all'avanguardia nonostante compia 90 anni quest'anno, e grazie ai suoi 90 anni ho visto sui social che hanno fatto una collaborazione, o comunque che Alviero Martini prima classe gli ha dedicato una collezione proprio per i 90 anni. Voglio raccontarti qualcosa di più di loro. Era il 1930 quando Emma Gottardo, che pensando 1930 e pensando che sono nata nell'80 e c'era il 1900, quindi tutte le generazioni nuove proprio mi vedono tipo dinosauro, cioè atterrano sul canale, diciamo 1980, e quindi proprio modello dinosauro, e quindi sì, Jurassic Park della pelletteria. 1930, Emma Gottardi apre un negozio che rivende borse per la spesa a Varese. Emma aveva sposato Enrico Ambrosetti nel 1910, insomma tutta la storia stupenda che c'è dietro a questo, per dire che parte tutto da un negozio che poi comincia a rivendere prodotti per altri. Perché secondo me è importante proprio in questo video parlare anche in questo momento storico di quanto è importante questa cosa? Perché da una storia fatta di cose iperclassiche, quindi un negozio molto importante che si sviluppa benissimo all'interno del panorama locale e poi nazionale, la lungimiranza ha fatto vedere l'importanza di cominciare a proporsi sui social. Ovviamente poi tutto quello che c'è sulla storia di Valigeria Ambrosetti nello specifico, perché ci sono varie fasi poi della Valigeria Ambrosetti, inteso proprio dalla creazione del negozio a quello che si sviluppa, lo trovi sul mio blog e ti lascio il link qua sotto. Dicevo, loro sono innovatori perché ho trovato molti loro video su YouTube e recensivano spesso. I video che ho trovato sono per le borse di Orciani, ma anche come riconoscere una borsa, per dire, prima classe, originale o falsa, insomma numerosi spunti anche dal punto di vista proprio di scelta del prodotto. Ovviamente, perché ti dico innovativa? Perché molti negozi sono semplicemente chiusi nel loro negozio e pensano che solo Instagram esiste e fanno le foto, non commentano. Loro hanno investito tantissimo, e io ci tengo tantissimo pure a stimolare chiunque debba partire con un brand a
a prenderle anche come ispirazione, perché loro hanno proprio un mood, hanno creato proprio un'esperienza attraverso il sito per chi va a comprare le borse anche online. Infatti puoi trovare personal shopper, c'è la fidelity card, c'è tutta una serie di garanzie, il sito è strutturato benissimo, c'è un blog aggiornatissimo, quindi è una cosa pazzesca, non è un semplice e-commerce, ma è un punto vendita con un punto vendita fisico, con un punto vendita web, con tutto un mood all'esterno, fanno delle foto bellissime, hanno queste modelle insomma meravigliose che interpretano i prodotti, non semplicemente li promuovono, quindi questo per me è una cosa esperienziale. Per di più sono arrivati poi col tempo, anche perché loro fabbricavano anche i prodotti, a sviluppare delle linee loro, e quindi alla chiusura del cerchio c'è proprio questo, non solo rivenditori ma anche produttori del loro brand, quindi insomma è un ciclo perfetto, perché non solo aiutano gli altri brand a vendere molte più borse e quindi a dare più lavoro ai terzisti, che è la cosa che mi interessa e per cui mi fa battere il cuore, ma dall'altro lato loro creano lavoro per i terzisti, perché ovviamente producendo anche delle linee loro che rivendono, e non solo insomma delle borse ma anche degli aggeggi. In questo periodo ho visto delle cose particolari anche per custodire la mascherina e tutto il resto, c'è la possibilità di creare altro lavoro, e per me questo fa parte dell'ingegno italiano, è qualcosa che a noi non ci potrà mai copiare nessuno, ci possono ripetere, ci possono pezzottare le borse, copiare il design, fare quello che vuoi, ma questo fa parte di tutto l'ingegno e della grandiosità poi di questi ragazzi che lavorano benissimo. Quindi ho ordinato la borsa online, ovviamente mi è arrivata velocissimamente, un ottimo servizio anche che ti accompagna passo passo poi all'acquisto, ottimo pure l'esperienza sull'e-commerce, e la borsa che sono andata a scegliere, un modello che ho amato per semplicità, perché adoro le borse semplici, essenziali, molto sul livello ecco di Orciani o comunque di Crucini, non so perché mi stia venendo Crucini, insomma tutto questo, ma andiamoci a guardare la borsa, e ovviamente la devo spacchettare che sta bella scocciata. Che poi non è così la cosa di Hitchcock, cioè non fa tatt, forse quello è lo squalo. Insomma, ogni tanto mi confondo con la mia memoria dinosaura, ma fa un po' le bizze. Io so che non è che tutti quanti mi seguono, però dovete sapere, dovrebbero fare le aperture di scatole solo per Ornella, perché Ornella c'ha i problemi ad aprire e a capire. Guardate che meraviglia, già solamente come si presenta. Andiamo a guardarci il sito e a leggere cosa ci dice la borsa. Sul sito troviamo una bellissima home page, che sarebbe la pagina iniziale di atterraggio, dove appunto ti danno il brand del momento e quindi ti dicono insomma tutti i brand che loro hanno, quali sono quelli che tirano di più come modelli e tutto il resto, ti dividono per modelli, poi se scendi più giù c'è la possibilità di vedere quali sono i nuovi arrivi, le foto all'interno di questi tre bellissimi ragazzi che sono Michela, Paolo e Federica. Vabbè, Federica mi rubi il cuore perché ovviamente mia figlia si chiama come te, quindi c'è un posto. Paolo è uno dei miei nomi preferiti per mille e uno motivi, perché è un nome molto diciamo usato pochissimo, diciamo così. E Michela mi piace per altre cose, non per il nome. Diciamo così. No, ma detto questo, insomma, c'è outlet, lo staff, il customer service e appunto c'è lo special anniversary, la shopper che fa del bene. E quindi c'è questa collaborazione di prima classe che festeggia i 90 anni di attività del nostro negozio, realizzando la borsa special anniversary, che è una shopper unica ed esclusiva. Quindi vatti a vedere anche questa cosa, vai al blog, c'è la personal shopper e poi ci guardiamo la borsa che ho scelto, una borsa a spalla in pelle limited edition 90, codice D3377, perché come la borsa che hai visto lunedì pubblicato, anche qui si usano i numeri. Si vede che è una cosa che sta tornando praticamente questa. Hobo bag made in Italy, il colore che ho scelto è nero e il prezzo è 149 euro. Perché limited edition? Perché Valigeria Ambrosetti compie 90 anni di storia, per festeggiare questo importante traguardo ha realizzato una collezione di borse a tiratura limitata in pelle made in Italy, dalle caratteristiche uniche. Questa andrà quindi nel mio museo
quello là di cui ti ho parlato, insomma, in altri video. Vabbè, dice altezza, lunghezza e profondità, ma sai che a me le misure, insomma, poi le devo verificare. Esterno, manico in pelle regolabile per portare la borsa a spalla o a bandolera con fibbia autobloccante, chiusura principale con zip. Interno, due scomparti separati da tasca tra mezza chiusa con zip, una tasca chiusa con cerniera ideale per riporre in sicurezza il portafoglio, due tasche di cortesia con rifinitura in perla per smartphone e oggetti, placchetta in pelle con logo personalizzato Valigeri Ambrosetti impresso a caldo, simbolo di originalità. Dettagli, materiale 100% pelle, effetto martellato, made in Italy, fodera interna 100% tessuto in cotone, questo dopo ti faccio un'annotazione su sta cosa, metalleria e nickel lucido. Ci sono le cose per la manutenzione, la garanzia, però poi questo lo vediamo nel test di utilizzo. Andiamo a spacchettare questo pacco bellissimo. E tolto che io non amo la plastica, voi questo già lo sapete. Andiamo ad aprire la borsa e c'è: grazie per averci scelto. Andiamo ad aprire la borsa, mi piace tantissimo. Flanellina non logata e la borsa è questa. C'è il cartellino col prezzo sovrapposto, dove c'è ovviamente il modello, quello che ti ho letto prima. Questo è un'altra cosa fighissima, devi sapere che questo praticamente è il simbolo del Verapelle Genuine Leather. Questo sarebbe, diciamo, riprende la versione di una cosa macabra, quindi guardiamoci, è una sagoma, va bene? Poi te lo racconto in un'altra cosa, che così. Nel frattempo sto cominciando a guardare la borsa, mi piace tantissimo il colore degli accessori che risalta tantissimo su questa borsa nera, perché ovviamente io adoro il nero. E non ci crederai, ma il nero, oltre a essere, come dire, molto spesso uno lo sceglie perché magari per i difetti o un brand più economico può avere la possibilità di nascondere dei difetti, in realtà il nero è molto difficile da lavorare perché i dettagli si perdono un po', quindi devi avere la macchinista che sa cucire bene, tanti dettagli pure nella tintura si devono guardare bene, perché altrimenti il colore ti fa perdere un po' la cognizione della qualità. Nel frattempo sto guardando il finalino lampo, i manici grattano un pochino, ma solo qua, che è tintura che è rimasta un po', diciamo, un po' di polvere sotto alla tintura quando l'hanno tinta, ma niente di che. All'interno, ti dicevo, ti volevo fare l'annotazione per la questione del tessuto con cui è fatta la fodera. Normalmente per abbassare il prezzo della borsa si utilizzano tessuti tipo il nylon o qualcosa di più sintetico, quando vedi quello là un po' lucido, un po' croccante, dico io, che senti quel suono e quello, insomma, è un materiale abbastanza economico. Quando invece si utilizzano comunque dei cotoni o delle cose, si cerca di dare anche un po' più di importanza al prodotto e quindi c'è una ricercatezza maggiore nell'interno del prodotto, che uno non va mai a pensare. Però io penso che i brand che pensano al concepire l'interno della borsa almeno con la stessa attenzione dell'esterno sono brand che hanno un'attenzione particolare al cliente, che ovviamente al di là dell'estetica esterna è l'interno poi quello che utilizziamo veramente. Quindi c'è questa tasca posteriore dove c'è appunto quello che dicevano, la targhetta con il logo, il simbolo di Valigeri Ambrosetti, la tramezza con la lampo, utilissima, devo esserti sincero, sai io adoro le borse grandi e con la lampo, e da quest'altro lato ci sono i due taschini, poter mettere il cellulare o altre cose, penne o quel che sia. Ti faccio notare una cosa che non è un difetto ma è una psicosi mia, come ti ho fatto vedere le altre volte per la questione del bordino e tutto il resto, ok? Allora guarda qui com'è perfetto l'incrocio, perché questo è la fodera, che questo pezzo, diciamo, tutto questo, quello è come se fosse la borsa e fosse composta da vari pezzi del puzzle. Quando vai a chiudere la borsa in testa, che è questo che è stato fatto, vedi che è questa cucitura, si unisce tutta la parte di dentro a quello che è stato l'involucro esterno costruito. Quindi che succede? Che tu devi far combaciare tutte le parti. Ora qui combacia, vedi, l'esterno con l'apertura, l'interno combaciano, mentre qui, insomma, non combacia perfettamente.
ci sono un paio di millimetri, è una cretina, cioè sto dicendo, questo se dovesse essere una borsa di 2000 euro sarebbe inconcepibile una cosa del genere. In una borsa comunque di 150 euro, materiali made in Italy di una bellissima azienda e tutto il resto, sono cose che si possono sorvolare. A volte voi mi chiedete, no? Diciamo, ma qua... Allora, la borsa è perfetta lo stesso, anche con questi dettagli, però ci sono delle cose che ad esempio una firma non farebbe passare, ma è giusto perché se tu paghi 2000 euro paghi anche per certe cose, dove, ti ripeto, non è un difetto, infatti vedi la borsa è comunque insomma centrata, però ci sono dei dettagli che vanno notati. In tutto ti dicevo che le maniglie comunque non graffiano, e loro dicevano che praticamente questa maniglia è regolabile, quindi può essere portata la borsa sia così, è morbidissima ed è anche molto molto leggera, quindi secondo me mi darà delle belle soddisfazioni, e poi può essere portata senza dover sganciare, riagganciare tutto il resto, perché tu pensi che io, ho capito subito, voglio un applauso, cioè perché se è così voglio l'applauso, non ci sto, voglio la standing ovation con tanto di gente che si alza e mi applaudisce, come Cerasella nel boss delle cerimonie. Ed ecco qui, Ornella c'è riuscita in un attimo, quindi anche voi potete riuscirci in un attimo. Guarda questo moschettone, la forma, normalmente sono, invece questa forma ha una forma studiata e particolare, non nascondo che sembra un po', diciamo, parte del logo in questo senso. Altra cosa che mi piace stilisticamente, perché io sono una fissata di ste cose, ma ci riuscirò a richiuderle, sono i due passanti della tracolla, perché mi piace pure esteticamente, oltre che essere pure più utili, perché uno tendenzialmente ha poco valore. E poi questi laterali, io adoro quando le borse hanno questi sostegni laterali, mi danno più sicurezza a caricare la borsa. Ma passiamo ai voti, nel frattempo me la accarezzo. Per le cuciture il mio voto è 4,5. Per la tintura il mio voto è 4. Per le rifiniture il mio voto è 3,5. Per la valutazione qualità prezzo il mio voto è 5. Per la valutazione utilità, guardando un po' i volumi e le cose, per me già è un 5, ma diventerà sicuramente un 5 poi utilizzandola, perché poi vedrò l'effettiva capienza e tutto quello che riesco a metterci. Ovviamente questa borsa è assolutamente promossa, come sono promossi loro, che adoro, adoro, adoro. Mi piace tanto. Poi devi sapere che questo, l'ho detto anche in un altro video, questo tipo di pellame, proprio con la grana così, è uno dei pellami preferiti dal mio papà, e quindi lui aveva questa mania, faceva i borselli tutti quanti così, con questa grana di pelle dollaro, cioè impazziva, impazzisce tuttora, appena la vede subito pensa borselli da uomo prevalentemente, quindi mi veniva un po' di malinconia. Ovviamente se hai anche tu conosciuto in passato Valeggeri Ambrosetti, se hai comprato delle borse, che ne so, di Orciani o di altri brand sul loro sito, fammi sapere com'è stata la tua esperienza, fammi sapere se questo video ti è piaciuto, cosa ne pensi della borsa, cosa ne pensi di me, della mia esistenza, cosa ne pensi in generale della vita. Insomma, siamo arrivati alla fine del video, io ti aspetto al prossimo video, ciao da Ornella.